Fabio Levakovic, allenatore dell'Usinese, che sotto i due gol nel primo tempo è riuscito a ribaltare e vincere questa partita contro la Dorgalese. Insomma, i cambi nel secondo tempo hanno dato un po' la scossa alla squadra. Diciamo che abbiamo iniziato male, anche perché abbiamo preso due gol su due, una su un errore nostro difensivo, dove l'attaccante si è girato, ha fatto un bel gol, e il secondo su un'imbucata. E lì pensavo che ci avessero praticamente spezzato le gambe. Invece poi ho visto, quando sono entrato dentro lo spogliatoio, ho visto una squadra comunque vogliosa di recuperare il risultato. È stato importante come siamo entrati in campo, fare gol subito. E questo ci ha portato ad ottenere questi tre punti. Prova di orgoglio, abbiamo contro il Fondi, esempio lampante, vincevamo dopo 20 minuti 2-0, abbiamo perso la partita 3-2, per cui quello che ho detto ai ragazzi è stato quello: ragazzi, noi pur meritando di vincere contro il Fondi siamo riusciti a perdere, quindi di conseguenza in 20 minuti ci hanno fatto due gol, per cui possiamo farli anche noi. E in 45 ne abbiamo fatto 3, e questo è stato veramente una prova di orgoglio da parte dei ragazzi, che sono usciti, penso, a testa alta e anche vittoriosi meritatamente. Ecco, questa formula veramente con Saba, Merella e Falchi è difficile da riproporre, però si è avuta la sensazione che la squadra abbia un maggiore peso offensivo, che è un po' la lacuna che c'è stata in questo campionato. Beh, anche perché il giovane Silvetti è ancora acerbo, diciamo. Sì, il problema è quello: Silvetti, i fuoriquota devono giocare, per cui deve fare delle scelte. Ho optato per la sostituzione di Silvetti e far entrare un altro giovane sempre della stessa età del 2000, che è De Rio, che ha dato delle risposte positive, come d'altronde anche Silvetti. Poi il problema è stato sempre quello di avere in squadra Merella. Quando ce l'ha avuto ha fatto bene, l'ha avuto in due partite, poi purtroppo si è fatto male e sta riprendendo. Sta recuperando. Per cui non ha avuto mai la squadra per 3-4 partite di fila al completo, perché anche oggi c'erano altri due squalificati, Rusani e Spano, la settimana scorsa Rusani e Masala, per cui è difficile comunque trovare quella continuità giusta. È ovvio che quando c'hai a disposizione una rosa ampia, però le hai tutte a disposizione, si possono fare delle scelte. Tutto è possibile, si possono far giocare tutti insieme, anche perché comunque Falchi non stava sicuramente al 100%, perché è un ragazzo che comunque ha fatto poche partite quest'anno quando era Osi, non ha fatto la preparazione. Da lui ci si aspetta tanto, e in tre partite ha fatto due gol, per cui da subentrato, tra l'altro, e io sono contento per il ragazzo, perché sono convinto che questo gol importante gli dia sicuramente il morale giusto per fare bene. Quindi siamo noi, ringraziamo Mister Levakovic, complimenti per la vittoria, soprattutto per il secondo tempo, e un grande in bocca al lupo per le prossime Grazie, partite. Grazie, vieni più spesso.